L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Giuseppina Tommasielli, nella conferenza stampa tenuta oggi all'interno della sala giunta di Palazzo San Giacomo, rivendica la sua totale estraneità alle accuse che le sono state rivolte. La Tommasielli, visibilmente commossa, ritiene che questo sia un attacco della vecchia classe politica ed in merito alle accuse, quelle che la ritengono colpevole di aver cancellato multe ad amici e parenti, dichiara: «Mi sono limitata a chiedere se ci fossero delle deroghe per i sindaci di altre città che giungono a Napoli per motivi istituzionali, nulla di più. Io ho sempre operato con trasparenza in ogni azione istituzionale». Oggi la Tommasielli ha deciso di parlare a tutti i cittadini a viso aperto. A viso aperto, guardandomi negli occhi, senza nascondimenti o giri di parole, nell'ottica di quella trasparenza che ha sempre contraddistinto il mio operato e che è stata anche una delle prerogative di questa giunta fino ad oggi. Sono stati giorni duri, non ho alcuna remora a dirlo. L'avviso di garanzia mi è giunto come un fulmine a ciel sereno, mi ha catapultato in un incubo. Tutto era così paradossale. Io che avevo fatto da sempre della legalità e del rispetto della legge, non solo formale, una mia priorità prima di tutto personale, esistenziale e poi politica, mi sono trovata a rispondere alla magistratura di presunti fatti illeciti. E mi facevano sorridere coloro che magari in buona fede, per consolarmi, mi dicevano: «E cosa vuoi che sia? Che sarà mai una multa in questo paese dove il malaffare politico dilaga da sempre?» No, per me è ancora più grave, perché è nelle piccole cose che si vede la moralità delle persone, e so bene che c'è gente che ci gamba 2 settimane con l'importo di una multa. E poi c'è la questione della ZTL, per cui anche nella mia qualità di assessore con delega alla salute e soprattutto come medico mi sono sempre strenuamente battuta. Ho sempre creduto in una città con un basso impatto ambientale e soprattutto ecosostenibile, e ho sempre creduto che imprescindibilmente a Napoli vi dovessero essere zone a traffico limitate, sia pure con qualche correttivo rispetto all'impostazione iniziale. Ebbene, proprio in virtù della richiamata trasparenza ho indetto questa conferenza stampa per dichiarare alla città, alla mia città, la mia assoluta estraneità ai fatti contestati, essendomi limitata solo a chiedere se per i sindaci della provincia di Napoli, qual è appunto mio cognato, erano previste deroghe per il transito afferente a motivi istituzionali. Questa è la verità, la pura, sacrosanta verità. Questi fatti, che hanno costituito il motivo occasionale dello scatenarsi della macchina del fango, settori e soggetti politici interessati, quelli compiacenti rispetto alle lobby contro cui ho sempre lottato, hanno cavalcato cinicamente talune infondate indiscrezioni giornalistiche che nell'immediatezza avevano riferito di centinaia di multe annullate a parenti e amici, cercando di generare del tutto proditoriamente nell'opinione pubblica l'infamante convincimento che io avessi in tal modo fatto favori a parenti o amici. Respingo categoricamente questa aggressione, tendente a delegittimare il mio ruolo istituzionale. Ho rimesso formalmente le mie deleghe al sindaco per essere libera di agire e capire le vere motivazioni che sono a monte di tale improvvida aggressione. Nel contempo devo invece ringraziare la stampa maggiormente accreditata e autorevole che, dopo una benissima fase in cui erano stati riportati spezzoni di notizie in senso esclusivamente accusatorio, ha compiuto, attraverso un'informazione più equilibrata e rispettando il principio della correttezza informativa, depurando i fatti dai toni scandalistici e giustizialisti e riportando il caso in modo trasparente, consentendo ai lettori di avere un quadro più aderente alla realtà. Non già la solita storia del politico, del potente che abusa delle sue prerogative,
non ho mai abusato della mia posizione politica, del mio ruolo per ricavarne un vantaggio personale. Ho consegnato al mio avvocato tutte le multe della mia famiglia, prese prima, prese durante il mio assessorato, quelle riguardanti me stessa, quelle riguardanti mio marito. Sono inoltre assolutamente certa dell'assenza di responsabilità dei componenti del mio staff e della mia segreteria, sulla cui rettitudine e onestà non ho dubbio alcuno, come ho ribadito a chiare lettere ai magistrati. Proprio per il mio rigore, per la mia specchiata moralità, mi sento profondamente offesa dalle accuse vigliacche di coloro che non conoscono la realtà dei fatti su cui sta indagando la magistratura, alla cui valutazione mi rimetto completamente e nel cui operato ho completamente fiducia. Ma oltre all'aspetto giudiziario, qui c'è un livello politico. Sono stata bersaglio di attacchi feroci ed indiscriminati da parte di coloro che fanno ancora parte della vecchia politica, di quella pregressa classe dirigente apertamente schierata o infiltrata tra le nostre fila che i napoletani, a furor di popolo, chiesero nel maggio del 2011 a Luigi De Magistris di spazzare via con la rivoluzione arancione. Io mi sento ancora una militante arancione, signori, una militante arancione di questa giunta, tra i pochi sopravvissuti, perché credo e continuo a credere che vi sia una nettissima e invalicabile linea di demarcazione tra la necessaria mediazione politica e il compromesso morale. Lo so, sono un personaggio scomodo, perché ho detto di no al compromesso, no alla privatizzazione di certe politiche sociali da parte di spregiudicati imprenditori, no agli accordi sottobanco tra alcuni sindacati fatti sulla pelle dei lavoratori. Mi sono impegnata nella vicenda dell'ippodromo di Agnano, che finalmente, dopo anni, è stato liberato da una gestione quasi affaristica, comunque molto opaca, che nel tempo aveva prodotto l'inesorabile agonia e aveva annichilito un impianto importante per la città, prostrando 140 lavoratori e inaridendo un intero indotto. Ho preteso gare pubbliche in tutti i settori di mia competenza, anche le piscine della 219, sempre nell'ottica del rispetto della legge e della trasparenza. Ho proposto progetti finanziari per il recupero delle strutture sportive di proprietà del comune, ma vi è di più. Ho preteso chiarezza nei rapporti tra il Comune di Napoli e la società Calcio Napoli. Ben inteso, io sono una tifosa del Napoli e sono fiera che la nostra città abbia una squadra forte, che si acquistino giocatori di fama per poter fare una squadra competitiva che porti Napoli nel mondo, ma al tempo stesso che la società rispetti gli impegni presi, paghi al Comune quando dovuto. Sono d'accordo che un imprenditore agisca per profitto, ma bisogna, per motivi etici, rispettare la città. Sapete con quel denaro quanti servizi potremmo offrire ai cittadini bisognosi? Sapete quanti gambetti di periferia utili a togliere i bambini dalla strada avrei potuto riqualificare? Mi indigna, inoltre, e mi spaventa anche che la nostra terra si è appestata da veleni mortali. Ho creato qui, nel comune di Napoli, il primo osservatorio comunale delle malattie tumorali, municipalità per municipalità, costituito da poco, sebbene i cittadini da anni e anni ne chiedessero l'istituzione, invano, al comune e alla regione. E sapevo che nel momento successivo a quello in cui avrei reso pubblici i dati di mortalità, sarei stata attaccata e me l'avrebbero fatta pagare. Eppure, con coraggio, ho ritenuto necessario scoperchiare questo vaso di Pandora e spiegare ai cittadini napoletani chi e cosa attentasse alla loro salute. Schiena dritta, testa alta e soprattutto mani operose e pulite. Grazie.
La vera verità la scopriranno i giudici. Il livello politico a me interessa e interessa che io e la giunta a cui appartengo oggi ha le mani pulite e va avanti sulla via del cambiamento e del rinnovamento, seguendo quello che i cittadini hanno assegnato nelle mani del sindaco a maggio del 2011. Ho detto e ripeto, così come ho detto in sala giunta e come precedentemente avevo detto nelle sedi opportune, che riconfermo la stima, la gratitudine al mio staff e alla mia segreteria. Con uno stato d'animo difficile, ma sicuramente con gli occhi in alto, con la testa in alto, con le spalle larghe e fiera. La fierezza che viene dalle persone sannite, moralmente indenni.